Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e benissimo Gran Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoriamo, Signore Gesù, vivo, presente e risorto, qui con noi ora sull'altare nell'Eucaristia. Ti adoriamo vivo, presente e risorto in tutti i tabernacoli di tutte le chiese del mondo. L'avevi promesso, stai mantenendo la promessa, sei con noi tutti i giorni, sino alla fine, non ci lasci mai soli. Ti benediciamo, perché con la tua incarnazione, passione, morte e risurrezione hai redento il mondo e stai salvando le nostre vite. Ti chiediamo di mandare ora su di noi il tuo Spirito in questo cenacolo di preghiera, che sia una rinnovata Pentecoste. Mandaci il tuo spirito di forza e di coraggio, di protezione e di difesa dal male, di liberazione e di guarigione, spirito di serenità e di consolazione, spirito di pace e di perdono. Discendi, Santo Spirito, le nostre menti illumina, del cielo la grazia accordaci, tu creator degli uomini, chiamato sei Paraclito e dono dell'Altissimo, sorgente limpidissima d'amore e fiamma viva, i sette doni mandaci, onnipotente Spirito. Le nostre labbra trepide in te sapienza vingano, i nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici, rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli, dal male ci libera, serena pace affrettaci, con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo. Il Padre tu rivelaci e il Figlio l'unigenito, per sempre tutti credano in te, divino Spirito. Ripetiamo insieme: Gesù, di te mi fido. Gesù, di te mi fido. Gesù, a te mi affido. Gesù, a te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, custodiscimi nel tuo nome. Gesù, custodiscimi nel tuo nome. Gesù, abbi pietà di me, peccatore. Gesù, abbi pietà di me, peccatore. E tu, Maria, prega il tuo figlio Gesù per me. E tu, Maria, prega. Ci raduna il primo sabato del mese, tanto raccomandato dalla Madonna stessa a Fatima. In questo primo sabato del mese, davanti all'Eucaristia, adoriamo Gesù. Nella Santa Messa ascolteremo il Vangelo di Gesù, faremo la comunione con Gesù Eucaristia.
poi ci consacreremo, rinnoveremo la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria, per rinnovare la nostra consacrazione battesimale e rinnovare la gioia, la fortuna, la benedizione di provare a vivere da figli come il figlio Gesù, di provare a vivere da fratelli, da amici. Portiamo nel cuore in maniera particolare oggi il carissimo fratello Michele, che questa mattina nelle mani dell'arcivescovo in una messa bellissima, molto solenne, molto bella, ha fatto la sua professione perpetua. Preghiamo per lui, ora è a casa con la sua famiglia a festeggiare nella sua parrocchia. Portiamo con noi ora nella preghiera di questa sera, ringraziamo Dio per la sua vocazione, per la sua presenza tra noi, e preghiamo per la sua fede. E come ha chiesto il Papa proprio qualche giorno fa al nostro arcivescovo, il Papa ha raccomandato al nostro arcivescovo di pregare per i giovani, per le vocazioni. Ecco, portiamo nel cuore queste due intenzioni di preghiera, perché i giovani che si stanno affacciando alla vita e stanno preparando il loro futuro scelgano la fede, il Vangelo, la strada di Gesù. E perché qualche giovane risponda di sì alla chiamata a donare la vita per il Signore e per la Chiesa.